Bene, ciao a tutti, bentornati in questo video, un video un po' di aggiornamento per quello che riguarda il mondo del mining di Bitcoin, dell'hardware, perché spesso parliamo soprattutto delle quotazioni dei titoli che poi sì, sicuramente sono importanti, però ricordiamoci sempre che questo tipo di investimento, questo tipo di trading è legato a una cosa importantissima che è anche l'hardware, perché ragazzi, le cripto non sono solamente software, protocolli, implementazioni di nuove funzioni informatiche, algoritmi, eccetera. No, sono anche hardware. Sembrava quasi che l'hardware fosse stato dimenticato, invece è ritornato in auge con le criptovalute proprio per il discorso del mining. Quindi ci focalizziamo in questo video nella analisi di quello che è la news più importante per quello che riguarda le innovazioni in questo settore. L'innovazione radicale del mercato delle cripto è senza ombra di dubbio lo sviluppo di una nuova tecnologia di mining, anche se pian piano stiamo andando anche verso il famoso proof of stake, però ancora la parte del mining è fondamentale, è la parte più importante del mercato delle cripto, e quindi un'innovazione all'interno della struttura del mining porta anche diversi collegamenti con quello che sono le innovazioni che verranno, l'implementazione della tecnologia, ad esempio l'adozione della tecnologia, ma soprattutto anche sulle quotazioni di Bitcoin. Quindi dopo la sigla oggi analizziamo l'hardware per quello che riguarda Bitcoin, perché Bitmain ha aggiunto ovviamente dei nuovi progetti di hardware a 7 nanometri. Quindi dopo la sigla approfondiamo questo argomento. Ed eccoci di nuovo qui per quanto riguarda ovviamente l'analisi della hardware di mining di Bitcoin. Vi ricordate il mio precedente video in cui analizzavo anche la dipendenza del prezzo di Bitcoin, della quotazione di Bitcoin, dal suo famoso costo di mining? Più o meno avevamo fatto delle stime e su per giù avevamo indicato dei prezzi sotto il quale, diciamo, era difficile che Bitcoin potesse continuare ad essere minato anche dalle grandi industrie e che avrebbero staccato gli hardware, eccetera eccetera. Ovviamente in tutto questo periodo cosa è successo? Bitcoin ha sbattuto sul famoso supportone a 6.000, le mie stime erano addirittura inferiori perché avevo calcolato proprio diciamo la stima per avere zero rendimento. Ovviamente zero rendimento, sapete che comunque un'azienda va in fallimento, quindi difficile che si potesse avere, però magari su a lunghi sì. Che cosa cambia invece con l'introduzione del nuovo hardware di Bitmain? Ma veniamo intanto a capire che cosa sta facendo Bitmain, ragazzi, perché è fondamentale questo tipo di innovazione. Ha implementato in sostanza un nuovo chip a 7 nanometri, che poi è la vera differenza con la potenza di calcolo sui processori. Chi di voi ovviamente ha informazioni anche più accurate di me saprà benissimo di quello di cui parlo. E quindi il CEO di Bitmain ha diciamo dato l'annuncio l'altro giorno, il 21 settembre, della produzione in massa di questo chip. Attenzione, perché non è una produzione piccola oppure una sperimentazione, è proprio una produzione in massa, quindi arriveranno sul mercato, almeno così si spera, tra poco. E questo nuovo ASIC chiamato BM1391, quindi 1391. Ma cosa fa questo nuovo hardware di Bitcoin? Beh, quello che fa in sostanza è rendere più efficiente il processo di mining. Come? Beh, promette di sviluppare circa 50 terahash di potenza. Questo ASIC, ragazzi, 50 terahash di potenza sono quasi 5 S9 attuali, con un consumo pari a circa il 2,2 kWh, quindi 2200 watt. Si tratta, ragazzi, addirittura del 257% di potenza in più per quello che riguarda ovviamente questo tipo di hardware. 257% di potenza in più
con un 45% circa di energia in più consumata. Quindi badate bene che il processo di mining con questi nuovi hardware sarà fortemente efficiente. Però c'è anche da dire un'altra cosa, ragazzi, questa come news importante anche un po' per tutti gli altri. Chi li produrrà questi hardware? Beh, gli hardware li produrrà la TSMC, cioè la famosissima azienda produttrice di hardware per Apple, AMD e Nvidia. Quindi attenzione anche perché questi nuovi processori a 7 nanometri confluiranno anche probabilmente nei prossimi iPhone, nei prossimi processori da computer e nei prossimi smartphone. Questo perché tutte le innovazioni che poi sono di natura radicale come questa, quindi uno sviluppo di un processore a 7 nanometri, vengono implementati anche in altre tecnologie. Tant'è vero che Bitmain ha dichiarato che inizierà a produrre anche processori di alta performance proprio per computer, probabilmente aerospaziali e quant'altro. La prima cosa che si vedrà probabilmente di questa tecnologia a 7 nanometri, a parte il lato Bitcoin, sarà lo sviluppo di processori molto più potenti che confluiranno nei nostri smartphone. Ma come cambia la struttura di Bitcoin con l'introduzione ad esempio di questi nuovi processori? Si produrranno molti più Bitcoin, quindi ci sarà molta più potenza di calcolo con uno spreco di energia inferiore. La blockchain di Bitcoin sarà più stabile perché sarà ancora più grossa. Io mi aspetto un enorme ingresso ancora di potenza. Bitmain sta già probabilmente utilizzando questi hardware, quindi loro intanto li produrranno in massa, ma probabilmente loro li hanno già. Quindi quello che noi abbiamo visto in questi ultimi mesi, questo incremento della difficoltà di Bitcoin che è cresciuta tantissimo, nonostante magari il prezzo di Bitcoin non seguisse questa trend rialzista come quello della difficoltà, probabilmente è legato anche al fatto che molti produttori di questi ASIC, di chipset o di hardware per il mining avevano già la tecnologia a 7 nanometri, l'hanno già implementata per prendere loro l'extra profitto, adesso probabilmente la daranno a tutti qua. Cosa invece succederà al prezzo minimo di Bitcoin? Come tutte le rivoluzioni di natura radicale all'interno del settore tecnologico, questo sicuramente lo è, il prezzo di Bitcoin minimo per ottenere del profitto va giù, ragazzi, scende tantissimo, perché questo incremento di produzione è un incremento di produzione di efficienza attorno anche al 50, oltre, se non sbaglio, il 50%, quindi abbiamo detto 257% di potenza in più. In conseguenza avremo un prezzo minimo di produzione, quindi di Bitcoin, che reggerà questo mining, che scenderà tantissimo. Il prezzo di Bitcoin subirà una flessione perché sono entrati questi hardware. Di quanto è, come e quando, tutti questi numeri, tutti questi calcoli li vedremo nel video di venerdì prossimo. Quindi cercheremo di capire, con l'introduzione di questi nuovi hardware, se faranno quello che hanno promesso, che prezzo minimo avremo sul mercato di Bitcoin, quello ovviamente il prezzo minimo per avere il profitto da mining, quindi per sostenere, diciamo, la blockchain. Ma poi, ragazzi, c'è anche da chiedersi, ma questo hardware farà veramente quello che dicono? Quindi è vero questo incremento di potenza? Quando lo lanceranno? E soprattutto, quanto costerà? Io già un'idea ce l'avrò e ve lo dirò nel video di venerdì. Ciao a tutti per oggi e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollice in su, quindi un grande mi piace per sostenere Trading On, il mio progetto. Noi ci rivediamo venerdì con questo nuovo video bello corposo, pieno di tabelle. No, forse non le faccio, ma perché poi magari stanco. Ciao a tutti, a venerdì.